Ciao Rocco, ieri sera sono stato al tuo spettacolo e fortunatamente ti ho incontrato, forse ti ho rincontrato, perché nel tuo bello spettacolo tu hai parlato di quella pietra che ti ha dato quel ragazzo che ha scambiato con te il tuo panino, quella pietra che può servire per cambiare il mondo. Ebbene sai, forse quel ragazzo ero io. E sono venuto a chiederti di nuovo indietro la pietra per poterla lanciare insieme verso questo mondo corrotto. Sai, questo mondo è pieno di cose brutte, pieno di cose che non vanno, e noi possiamo fare qualcosa, credo. Possiamo fare qualcosa insieme. E tu hai un grande animo che sta dietro a quella mano che può scagliare quella pietra. Ebbene sai, c'è un sole dietro di noi che ci guida, c'è una luce, e quella luce deve risplendere su di noi per poter darci la forza di fare quello che dobbiamo fare. Allora, questo è un messaggio privato e faccio cosa privata di un mezzo pubblico che è il mio canale YouTube. Quel mezzo pubblico che deve avere quella pubblicità proprio per diffondere il nostro messaggio, che è un messaggio pubblico. È un messaggio che io voglio dare con questo film che vado a scrivere, un film molto importante. Non si tratta di scemenze, ma si tratta di un film che ha in sé tutte le qualità per essere vincente, per toccare i cuori. Un film che farà ridere, parlerà d'amore, parlerà della salvezza del mondo. E persone che hanno quella pietra per rompere quel muro di insensibilità, di ignoranza e stupidità che di solito ha la gente indottrinata secondo certi concetti che portano al malessere del mondo. Ebbene, quella pietra potrà essere usata da noi in questo grande film. E non dico grande tanto per dire una cosa di autoesaltazione, ma dico grande perché i concetti che lo sottendono sono importanti e duri più che la pietra. Una pietra ben lanciata potrà rompere questo velo, tramite un grande film, questo velo di ignoranza, questo velo di insensibilità. Tu mi hai detto che non volevi fare più film comici. Bene, un po' di comicità ce l'hai dentro e non potrà mancare, ma il tema di questo film è tutt'altro. C'è sostanza. Io ti faccio una preghiera: chiamami, scriverò questo libro, scriverò la sceneggiatura, entro breve sarà pronta, una settimana, 10 giorni, adesso sono in vacanza, posso farlo. Chiamami, te lo manderò via mail, mi hai dato la mail, e poi chiamami, vieni qua. Ce ne staremo un po' insieme, parleremo, e poi spero che qualche produttore possa produrre quest'opera. Credo che sia un'opera, perché cambierà le sorti del mondo. Le persone, sai, anche con un film potranno capire che dietro un'utopia, per così dire, in effetti si nasconde la verità. E chissà, riusciremo insieme a utilizzare quella pietra per il bene di tutti. Ciao Rocco.